stava quasi perso. Secondo me dobbiamo valutarlo comunque come un'annata straordinaria, perché dopo un triplete, dico cose banali, però dopo un triplete fare un doblete è una cosa che non è da tutti, non è da tutti, e soprattutto con la nostra squadra, con il nuovo ricambio che si sta creando. Quindi alla fine poteva essere un'annata straordinaria, non lo è stato, però è stata una grande annata comunque, soprattutto perché ho visto la reazione dopo che siamo andati sotto e rischiavamo di in tre partite praticamente di buttare un anno intero, e quindi la cosa mi ha stupito in positivo. Senti, quanto sei stato preoccupato domenica sera che non la portavamo a casa, anzi che la perdevamo di brutto? Io dirò una cosa quasi blasfema. Paradossalmente siamo diventati talmente camaleontici, sì, che dopo l'espulsione di Mascherano siamo passati in vantaggio in quel momento. Cioè riuscendo a passare dalla parte della piccola squadra, cioè quella che soffre, sì, quella che fa giocare, si chiude, si compatta e ti punge poi alla prima occasione utile. E questa cosa non ce l'avevamo mai avuta assolutamente. Cioè prima in 9, in 10 eravamo comunque noi a fare partite, a dover attaccare, gli altri a chiudersi. Adesso siamo diventati veramente una roba che si adatta a tutte le situazioni. E non sono stato preoccupato perché la squadra la voleva vincere, cioè io credo a questa sensazione, quest'aura che ci hanno le partite, e quella partita la volevamo vincere, punto, è visto. E quella partita la volevamo vincere. Io condivido l'analisi di Riccardo, aggiungendo che i nostri opinionisti nella prima ora di trasmissione insomma hanno detto che questo probabilmente è stato l'anno in cui Luis Enrique ha trasformato ancora di più il Barça, proprio per questo motivo che stai dicendo tu, insomma, forse sì. Pep, forse non avrebbe fatto quello che ha fatto, avrebbe tentato di continuare a gestire la palla, di andare avanti mettendo un difensore, oppure giocando con Dani Alves centrale, e ci avrebbero loro bucato un contropiede. Sì, sicuramente. Quindi Lucio queste cose le ha riuscite a trasformare. L'importante secondo me è analizzare veramente quel mese in cui siamo andati sotto in tutto, e quindi non, cioè, trasformarci sì all'occasione, quindi diventare camaleonti sì, naturale la nostra natura, la nostra identità no, quindi cioè non dare palla al tridente e vedere che succede, certo, adattarsi sì. E quindi secondo me quest'anno, diciamo così, è stato fondamentale, perché abbiamo visto tutti e due i lati, cioè abbiamo visto il Barça classico e il Barça estremo come quello di domenica. Dall'anno prossimo cioè, troviamo la quadra. Andrea, invece la tua sensazione su domenica, la tua gioia su domenica, tanto non ti dico della Liga perché ne abbiamo parlato con te la settimana scorsa. Ma anch'io condivido l'analisi che ha fatto Riccardo, e appunto aggiungo che questa squadra, la squadra di domenica, avrebbe combattuto ad aprile contro l'Atletico Madrid in Champions League nella stessa misura in cui quella squadra avrebbe perso la finale di domenica. Era una questione mentale. Poi comunque Riccardo ha centrato bene il problema. Domenica la squadra, dopo essere rimasti in 10, è diventata, ha fatto da grande quello che deve fare una grande squadra, si è calata nei panni della provinciale, probabilmente in tutta la stagione non l'ha mai fatto, perché comunque ci sono state delle partite in cui il Barça ha vinto soffrendo, ma non giocando bene. Questa volta è stata proprio una prova eroica, matura della squadra. E non era scontato dopo
dopo aver scaricato la tensione delle settimane che hanno preceduto la Liga. Certo, non era scontato, hai detto bene. Senti, Riccardo, invece, secondo te la stagione come la definiresti? Una stagione molto soddisfacente? Cioè, erano 20 anni che non si faceva un doblete, comunque abbiamo vinto 7 titoli negli ultimi 2 anni. O pesa questa cosa della Champions, secondo te? No, la stagione è assolutamente positiva, non scherzi, cioè, veramente è assolutamente positiva la stagione. Ripeto, non è poco fare quello che abbiamo fatto dopo un triplete. Certo è che quel mese che ci ha fatto uscire dalla Champions, che ci ha fatto perdere tanti punti in campionato, è stato un mese in cui abbiamo completamente staccato la spina. Guarda caso, dopo il classico, quindi che se ne dica, il classico è una partita. Esatto. Cioè, Barça-Madrid, secondo me è meglio dire così, è una partita che toglie energie comunque. Quindi è molto soddisfacente, secondo me, con un asterisco. E quell'asterisco è quel mese. Ora sta all'anno prossimo, a settembre, capire quel mese che cosa è successo. Quindi, cioè, da tutte le cose si devono trarre benefici. Da questo mese ne dobbiamo trarre solo benefici, quindi non sottovalutare mai, non darci mai per vinti, come qualche giornale pseudo catalano voleva farci credere. Sì. Esatto, e quindi non darci mai per vincitori a marzo, ad aprile, perché i campionati si vincono alla fine, punto. Andrea, qual è stato, secondo te, il giocatore che veramente ha dato permesso di raggiungere questa grande vittoria domenica? Tutti, diciamo, Don Andres Iniesta, Messi, oppure qualcuno, oppure è stato Mascherano che si è sacrificato? Perché io e Gioacchino l'abbiamo vista da davanti, anche Luciano Pavan l'ha vista bene. Lì, se lo lasciava andare Gaimeiro, o segnava Ter Stegen era costretto a fare calcio di rigore e magari era lui l'espulso, forse. Espulsione? Sì, il gol, sì, l'espulsione di Mascherano probabilmente è stato come un gol, perché comunque andare sotto in quel momento era un momento in cui secondo me la squadra non l'avrebbe più ripresa la partita. E poi Piqué è stato immenso. Sì, concordo. Ma anche Ter Stegen, io lo sottolineerò sempre. Ter Stegen, dopo quel mese orribile di settembre, è stato assolutamente eccezionale. Non ha più sbagliato niente. Poi è vero questo. Dobbiamo riconoscere. Non ha più sbagliato. Io l'ho visto dal vivo nelle parate contro l'Arsenal, in momenti in cui comunque il risultato non era più scontato al Camp Nou, tu c'eri, Max. Sì. Quindi un applauso per Sagan, io spero veramente che resti. E poi Iniesta è stato fenomenale come sempre in tutta la stagione. Probabilmente è il miglior giocatore della Liga spagnola, tralasciando gli stranieri, comunque tralasciando Messi, Suarez, Neymar e gli altri. Sì, penso. Secondo me la fascia l'ha ringiovanito. Io lo trovo ringiovanito con quella fascia. Ma tu lo ritrovi? Ma stai parlando di Don Andres, no? Certo, Don Andres. Senti un attimo, più che la fascia l'ha ringiovanito, e sono d'accordo. Ma prima il nostro opinionista Stefano Rizzo ci diceva di Messi, che
secondo lui questo ha capito anche questo cambio di ruolo, ormai un 10 è un fuoriclasse che non gioca più per buttare la palla dentro, ma bensì per far vincere la squadra, non solo con i suoi gol, ma con i suoi assist, con il suo carisma, eccetera. Ma non ti sembra invece che l'evoluzione, non involuzione, l'evoluzione di Don Andrés lo stia portando a ricoprire tutti i ruoli del centrocampo? Perché io domenica, dopo l'espulsione di Mascherano, ho visto un Busquets sempre più schiacciato su in aiuto a Mathieu e Piquet, e lui, ragazzi, che giocava, faceva l'interdittore, faceva il regista, faceva la mezza punta, faceva l'interno, l'ha fatti tutti, sì, in un modo fenomenale, perché poi c'ha una grandissima tecnica oltretutto. Mauri, che ne pensi, Ricca? Sono assolutamente convinto, lo ha fatto perché fondamentalmente Andrés Iniesta è l'uomo delle finali, cioè Iniesta quando vede una finale lui non la sbaglia, certo, mai. E quindi quando il gioco si fa duro, alla fine lui capisce che deve dare una scossa a tutti e si prende in mano la squadra, come ha fatto domenica. Sì, sono anch'io d'accordo con te. Senti Andrea, prima Riccardo parlava di quanto pesa il classico, tu a quel classico c'eri, quanto è pesato secondo te quella, ne parlavamo anche lunedì la settimana scorsa, quella sconfitta, per il resto anche nel modo positivo, perché io penso che quella fotografia, come ci abbiamo giocato noi tifosi sui social, se la sono attaccata anche loro dentro lo spogliatoio dei madridisti che esultavano in quel modo. Che pensi? Nell'ambito positivo, non parliamo sempre nell'ambito negativo del famoso contraccolpo. Pensi che poi quella sconfitta abbia riuscito a portare a casa questi due risultati, che comunque sono 2 su 3, voglio dire, sempre un, come diceva Riccardo, un grandissimo risultato. In quel momento, allora io dico sempre, i problemi del Barça sono iniziati dalla rimonta col 2-2 a Villarreal. In quel momento la battosta del classico è stata una cosa negativa, perché comunque forse se l'è tirato appresso anche nelle partite successive a San Sebastiano e nel doppio incontro con l'Atletico Madrid. Secondo me la vera consapevolezza il Barça l'ha ripresa nella partita interna contro il Valencia, perché lì ha perso, sì, però ha giocato una grande partita, lì il Barça ha giocato bene, ha sbagliato tanto, ma lì veramente è rientrato veramente in connessione psicologica giusta. Mm-hmm. Il classico, ma anche il classico alla fine è stato giocato bene il classico, soprattutto nel primo tempo. Il primo tempo è stato dominato dal Barça. Il problema si è avuto nel quarto d'ora finale, come c'era stato sempre nella partita Villarreal. Quindi, no, dicevo, quindi tu giustamente, io condivido questa tua analisi, te l'ho detto anche l'altro giorno in privato, tu giustamente dici il problema non nasce molto là, ma nasce che vincevi 2-0 a Villarreal e ti sei fatto recuperare, e lì forse qualcosa, poi vabbè, sono andati all'estero e nazionali e quindi quello ci ha messo del proprio. L'ultima cosa che vi chiedo a tutte e due, e parto da Riccardo. Senti Riccardo, ci sarà l'opportunità, noi ci siamo conosciuti a Barcellona, ma ci sarà l'opportunità di condividere questa nostra passione non solo sui social, non solo utilizzando questo mezzo della web radio, ma anche incontrandoci come barcellonisti di lingua italiana nei prossimi mesi, nel prossimo futuro? Io lo spero, perché veramente, cioè,
per persone come noi che hanno la passione per il calcio, la squadra e la città, perché la città